Ciao a tutti, sono Tony Pesca dal mio negozio di Albano Sant'Alessandro. Il prodotto che vi voglio proporre e consigliare e illustrare oggi è un manico di guadino in carbonio della ditta Garbolino, della lunghezza di 4,80 m. Ve lo faccio vedere un po' più da vicino. È un'impugnatura, un manico di guadino in carbonio da 4,80 m della ditta Garbolino. Carbonio innesti, il guadino si chiama Nezzi Ultra Match Net, 4,80 m in 4 pezzi, quindi i pezzi come sapete si innestano da davanti. Abbiamo una boccola filettata e rivettata in ottone, che vi faccio vedere nel dettaglio, che è molto robusta e fatta bene. Il materiale è consistente, il guadino non è molto pesante, perché calcoliamo che è comunque circa un 5 metri, 4,80 m e pesa circa 430 grammi. Il diametro dell'impugnatura, anche questa che è una cosa importante, è di 30 mm scarsi, quindi non è assolutamente grosso. Non è neanche troppo fine perché, come ben sappiamo, troppo grosso sicuramente non è comodo a livello di impugnatura. Troppo sottile è bello come sensazione di impugnatura, ma si sbilancia molto in avanti. E questo qua credo che sia rapportato bene per la sua bilanciatura. Risulta anche essere particolarmente rigido, adatto sia per la pesca alla carpa in laghetto, piuttosto che i barbi sul fiume o piuttosto che la trota in laghetto. Essendo ad innesti, ovviamente lo potremmo utilizzare anche in misura più corta, quindi sfilare la base e utilizzarlo più avanti, visto che i pezzi comunque, se avrete modo di poterlo tastare o acquistare, vedrete che hanno una consistenza notevole anche nei pezzi centrali, diciamo. Il guadino, secondo me, è molto interessante, il rapporto qualità-prezzo è eccellente, calcoliamo che è un 4,80 m e viene venduto a circa 60 euro, 65 euro, che per questa misura sicuramente il prezzo è molto interessante. Si possono trovare guadini da 5 metri a questo prezzo, anche a meno, però credo che questo sia in questo momento sicuramente valido molto più di altri della concorrenza, appunto per le caratteristiche che ho detto, la rigidità, la bilanciatura, la consistenza che ha. Quindi non vi sto proponendo, diciamo, un prodotto che è unico sul mercato, ma sicuramente un prodotto che potrà soddisfarvi. Cioè, il mio intento è quello, non di promuovere un prodotto qualsiasi, ma di promuovere un prodotto che a questo prezzo vale quello che costa e che possa essere soddisfacente per le vostre esigenze. Da mettere poi in combinazione avrei da consigliare una testa di guadino della ditta Colmich, si chiama Trophy questa testa di guadino, la dimensione è 50x45 che è un po' la dimensione classica, una rete gommata che come ormai ben sappiamo è tra le più gettonate per il fatto che fa poco attrito in acqua, ha un'ottima, diciamo, combinazione tra il fatto di non assorbire appunto l'acqua e di non rovinare i pesci. Diciamo che ha un po' tutti i vantaggi ed è la rete più apprezzata dai pescatori un po' in tutte le situazioni. Il fondo è piuttosto largo e la profondità è di 30 centimetri, 30 centimetri la profondità della rete. Anche questo è molto importante perché adesso ci permetterà di contenere pesci anche di 4-5 kg senza problemi. L'intelaiatura del cerchio è in metallo, la parte qua è una robusta e solida filettatura inserita e questo qua è il guadino che vi propongo da abbinare a questo guadino. La testa di guadino costa 19 euro. Direi che in abbinamento abbiamo sicuramente un bel guadino che farà il servizio necessario quando bisognerà salpare grossi pesci, anche quando si pesca in fiume piuttosto che in laghetto a carpe. Bene, questo è il prodotto che mi pareva interessante presentarvi oggi, credo che interessante lo sia. Io vi aspetto in negozio per vederlo e perché no per acquistarlo. E poi, come sempre, sulla mia pagina Facebook, come che tutti i giorni pubblico l'usato, il nuovo, le novità e quant'altro. E poi vi aspetto come sempre sul mio canale YouTube, iscrivetevi e guardate i miei video. Alla prossima, ciao amici pescatori!